Sequestro a Terni da parte della Polizia di Stato nei confronti di un giovane residente in città di un particolare tipo di hashish che ha costi superiori e effetti letali. Il ragazzo di 25 anni era stato già indagato in passato per reati contro la persona e all'interno della sua abitazione gli agenti hanno trovato 31,7 grammi di hashish che era già suddiviso. Una sostanza che a seguito di esami di laboratorio è risultata avere quasi il 95% di purezza. Come comunicato dalla questura di Terni, si tratta del primo sequestro di questo costosissimo hashish di purezza così elevata e con questa altissima percentuale di THC, tetraidrocannabinolo, da assumere soltanto in milligrammi per non rischiare l'overdose e dal quale, nonostante il peso ridotto, si sarebbero potute ricavare oltre 900 dosi.